Amici Montanari, buongiorno, benvenuti e bentornati di nuovo sul canale. E praticamente mentre ieri tornavo dal Monte Manfriana, sulla strada pensavo di fare qualcos'altro, così mi sono fermato qui a Gravina di La Terza. Mi hanno sempre parlato bene delle gravine del canyon e oggi andremo a vederlo assieme. Mi raccomando, no, seguitemi. Perché sarà veramente un'avventura in quanto non ho pianificato niente, non ho una traccia GPX, praticamente camminerò così, a zonzo. Da qua comincia il sentiero che ci porterà al canyon di Gravina di La Terza. Da qua, prendiamo questo sentiero e ci porterà fino in fondo, si vedono già di qui. Siamo arrivati a una passerella. Però c'è un cartello che ci dice che non è agibile e quindi si può tranquillamente aggirare tramite questo piccolo sentiero parallelo. Guardate che bellissimo punto panoramico, no? A soli 300 metri dall'inizio del sentiero c'è un burrone veramente, veramente bello. Lì c'è anche una grotta. Guardate che spettacolo. Faremo un giro col drone, così potremo vedere questo spettacolo. Tramite un sentiero che scende da sopra, non tanto difficile, bisogna solo saper camminare sulle pietre, non c'è un gran dislivello, si arriva giù in fondo, proprio giù alla grotta. È uno spettacolo magnifico e di fronte abbiamo il panorama, un bellissimo belvedere, veramente bello. Dopo vi lascerò la traccia GPX su Wikilog con tutti i punti. Così ve la potete scaricare e potete provarci in autonomia, anche se consiglio sempre una guida, così vi spiega tutta la storia di queste grotte, perché queste grotte sicuramente avranno una storia dietro. E appena subito il sentiero numero 2 con il belvedere della grotta Croce, c'è il sentiero numero 3. Adesso seguiremo questo percorso. Vediamo dove ci porta. E durante il percorso si incontrano molti punti panoramici. Guardate questo che bello. Spettacolare. Si sente anche il rumore dell'acqua in lontananza. Thank you.
bellissimo punto panoramico sono riuscito a trovare. Sul percorso ce ne incontrano tantissimi. Questo credo sia il punto più bello che abbia incontrato fino ad ora. C'è una vista veramente incredibile. Guardate, bellissimo. Spettacolare le gravine, ragazzi. Ce le abbiamo qui a due passi. Guardate quest'altro punto panoramico. Ma che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Guardate. Cosa magnifica veramente. E allora, amici montanari, penso che sia inutile continuare ad andare avanti, perché ho già visto che il sentiero è tutto così. Ogni 300-400-500 metri c'è un punto panoramico dove poter scattare delle foto e ammirare questi splendidi paesaggi. Quindi per me l'escursione può finire qui. Adesso farò il sentiero al contrario fino al parcheggio della macchina e niente. Se l'escursione vi è piaciuta, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, attivare la campanellina e soprattutto iscrivervi al nostro gruppo Facebook Amici Montanari Puglia Dintorni, dove troverete la traccia GPX, le foto e altre informazioni utili per poterlo fare in assoluta autonomia. Niente, noi ci vediamo alla prossima avventura. Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like. Ciao!